Avete presente quando avete 8 ore per fare tutto ma vi riducete agli ultimi 20 minuti? Esatto, sono proprio io. Questo è il mio outfit di Natale, Natale con la O. E oggi, come vi ho detto, il 24, vado dalla Vale, sto con la Vale, con Yari in sottofondo. Che bello, avete sempre voluto sentire Yari in sottofondo. E alla mia camera più i giorni passano, più fa schifo. Cioè, credo che sia la maledizione dello schifo. Stasera vi prometto che alla fine di questo vlog la vedrete sistemata, ve lo prometto. Non c'è un'anima viva. Allora, dovete capire, aspetta, togliamo la musica. A parte che col giubbotto così sembro una zingarella, però io sono fiera di essere uscita di casa 10 minuti prima perché ho sbagliato a vedere gli orari della metro. Ho il raffreddore, sono arrivata in metro più o meno 20 minuti prima della mia metro perché mi piace arrivare in anticipo sempre. La Vale mi ha messo ansia, se sono qua da solo al freddo. Ho il raffreddore, basta, io sempre il raffreddore. Cioè, anche stavo riguardando i weekly vecchi ieri e anche nei weekly vecchi a agosto, luglio avevo il raffreddore, quindi è una persecution praticamente. Finalmente sono arrivata a destinazione. Il calore del mio corpo incomincia ad ingranare. Devo alzare il riscaldamento? No, tanto no, non l'avrei fatto. La Vale no. La Vale andiamo all'Old Wild West. Wow. Noi andiamo sempre all'Old Wild West. Cioè, come se fosse un po' una sorta del secondo giorno di fila che a pranzo mangi panini. Però dove anch'io vai? Io ieri sera ho mangiato un hot dog. Il tema dei regali, tranne quello della Lush, ma lo sa perché gliel'ho detto ieri che l'ho regalato una cosa della Lush, è la migliore amicizia. Adesso ti posso dire il tema. Secondo me mi hai regalato una delle calamite che ti ha inviato. Beh, ma quello ovvio. Ma c'è lo zoom. Apria e togli, no? Scusa, ti sei vloggato tutto il tempo con lo zoom? Veramente? Praticamente la... No, prima è questo. Adesso stiamo aprendo i regali di Natale insieme! C'è il biglietto, dove leggere la tua voce? No, assolutamente. JG96, H la figlia... Beh, JG96 sai da chi l'ho sì, preso. Sì, da Bruno, ciao Bruno. H la figlia del mio migliore amico Fabio. No, Vale, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ho anche hai visto, ho fatto lo stampa a casa. Sì, sono i biglietti di Giselle, che sarebbe un balletto in cui... Guarda che c'è altro come regalo. Ho visto. Perché mi hai regalato del sale? Così, perché mi andava. Che poi ci vado con lei, non è che non ci vado... Beh, ovvio, c'è scritto il mio nome sui biglietti, non ti fanno entrare, se no. Ma quanto è incazzato! Mia mamma questa. Ma è il regalo giusto? Sì, no, è il regalo giusto. No, è il regalo. Perché è un libro? Perché è un libro. Il grande gigante gentile. Non l'hai mai letto? No, non puoi essere no, mia amica. Ma sai che andava stra di moda questo libro quando ero piccola? Non l'hai mai letto? No, però non l'avevo mai letto. Ti ricordi al cinema che ti ho detto che non potevi essere mia amica? Brava, se non l'avevi letto. Finalmente mi mostro. Il biglietto è bello per la copertina. Yari, amore mio bellissimo. Te l'ho fatta apposta. Vorrei veramente scriverti un bel biglietto, ma sono in ritardo. Ho una calza vicino al naso che devo portare alla Vale. Buon Natale. Hai dovuto firmare JG. Ma sai cosa? L'ho fatto. Tu mi hai messo a fretta per uscire. La prima cosa è l'unica che non ho comprato. Te l'ho impacchettata addirittura. Nello scorso vlog avete visto già questo pacchetto. Cioè, mi ha lasciato anche questi. Oh, sono dei festoni, ho letto. Sì, sono dei festoni. Oh. Che bella la mia macchina. Ti ho lasciato pure i festoni. Ah. Sei felice? Tanto l'ho legato io, Oh, ma c'è qualcosa nel fondo. Questo dobbiamo trovarci almeno una volta alla mia migliore amica per sempre. Questa foto è strabella, cacchio. Appunto mi sono tenuta la... Questa è bellissima. Questa... Cacchio, devo attaccare un pannello di ferro in camera solo per poterla appiccicare. Lei chiusi come se fossero tipo i sacchetti del pane chimico. La Polaroid. Questa me la appendo. Best friends forever. Hugs and jingles. Ma ti prego, ma tu non l'hai compilato? Perché non volevo. Sono tutti disegni per le migliori amiche con tutte le frasi. Non è tanto me. Di tutte sono questa io. Questa è lei, questa è proprio lei. La gente a Natale non ha un cazzo da fare. Anch'io non ho un cazzo da fare, perché se sono qui vuol dire che non ho un cazzo da fare neanche io. Siamo qua da Old Wild West. Come ti senti? Emozionata. Abbiamo appena finito di mangiare. Ma
Mi stai già filmando? Abbiamo comprato una sciarpa per la mia zia. Io sono, cioè, sapete quando avete mangiato un botto? Appunto, lo stavo dicendo. Quando avete mangiato un botto e vi serve solo una spagancata da... Una spallata, stavo già... ero già prontissima, ti giuro. Una bella dose di aria fresca. Adesso mi sento come Sharpay. Non so se vedete i festoni. Male. Ma perché non tiri su lo schermo? Perché tanto si tira su... Non ho mai capito sto schermo. Siamo venuti a casa mia. Questo è sempre il mio outfit, non cambia mai. Tutto cambia, ma io non cambio mai. Ma parla di qualcosa. Cosa stai facendo? No. Non si alza. Guarda che sventola che ho. Sì, dai. Comunque, cosa posso adesso raccontare? Adesso ti faccio vedere la tipa, che non è bella per cosa me. Devo raccontare? Che sono stanca, che finalmente ho dato un esame mercoledì e quindi io... Che devo capire, ti dovresti dire un'altra cosa. Che da martedì però devo riniziare a studiare, che ho sonno. E basta. Brutto di quando hai una macchina fotografica che non la porti sempre con te, me la sono appena dimenticata. Le sigarette, okay. Devo comprare mia sorella. Okay. Sai cosa? È un po' la Vale si è portata un bellissimo cappello di Natale. Dov'è che l'hai comprato? Al Cot. È vero. La sobrietà di casa. Mi ha fatto delle foto abbastanza carine. Non ancora troppo carine. Però diciamo zia, che... sei tu che fai schifo mentre ruoti, eh. Lo vale in un momento di... Mi servono le mie spalle destre. Di tristezza e amarezza. Pensa avere solo spalle destre. Cioè, vivi solo così. Gli uomini danno questo effetto nella vita. Gli stronzi danno questo effetto nella vita. Perché io sono triste. E sono felice. E quando il tuo vero compagno, la tua vera spalla destra, ciao Bruno, il tuo Clyde, ridaglielo, lo chiamo Bonnie, sta a troppi chilometri di distanza, non puoi progettare le tue cose. Comunque mi serve qualcuno anche a me su cui poter fare. Ma la tu devi trovarti il tuo Clyde. Sei tu. Io? Sì. Io non posso essere Bonnie e Clyde allo stesso tempo per due persone diverse. Mi sono riappropriata finalmente, direi, finalmente, della mia macchina fotografica. La Valentina se n'è andata via. Sono qui e mi guarderò una mamma per amica o qualche altra cagata del genere. Chi è? Chi è? Vale? Ah, è vero! Arrivo! Non so adesso in che condizioni sono. Stupendo, sono in condizioni pessime. Il telefono quando si trova tipo al 50% si spegne. Ma non perché scarico, perché c'è di spegnersi. Se tu lo metti anche solo un secondo in carica si riaccende ed è al 50% ancora. Vuoi far vedere il mio outfit? Come bruttarello se lasci la striscia. Se invece alzi diventa carino. Il problema è che sto crop top è stracorto, cioè perché vedete arriva qua. Sono in un momento di crisi perché voglio pubblicare una foto, ma non so che cosa metterci come descrizione. E fra pochi secondi voi vedrete la descrizione, il problema è che io adesso non la so, ma voi la vedrete, ma io ancora non la so. Ok, l'ho trovata, che bello! Sto iniziando a sistemare la camera e vi giuro su chi volete che lo sto facendo, solo perché a inizio video ho detto che lo avrei dovuto fare, quindi lo sto facendo solo per voi, ma quello che io faccio quando sistemo la camera è mettere la mia playlist su Spotify, però dal momento che non ho voglia di ascoltare canzoni che già conosco e che ascolto sempre, ho deciso di mettere la playlist di Natale. Come si mette a fuoco questa roba? Mettiamo le hit di Natale. Ma come? Cioè, mettiamo le hit di Natale. Mettiamo proprio shuffle. Che canzone è? Ah, Bublé, scontato. Comunque ho sistemato tutta camera mia, yeah! Quando vi dico che sono in fissa con una mamma per amica, sono veramente in fissa con una mamma per amica. La Vale mi ha mandato giusto un po' di messaggi vocali, yay, yay, yay. Questo è un messaggio criptato per una persona che vorrei dire sei un poverino, sei un poveraccio. E questa persona non c'entra niente con me.
sì, beh, l'ho odiata per 3 anni, quindi c'entra anche con me. Comunque sei un poverino, sei un poveraccio. Ogni volta che guardo Kiss and Make Up mi sento più povera di un povero. Questa era la fine di questo fantastico, fantabolante, magnifico vlog. Spero che vi sia piaciuto. Mi sento terribilmente in colpa perché oggi non ho studiato. Vi giuro, ho un peso qua e alla prossima. Ciao.